Messaggero, un pezzo di Simone Canettieri sull'emergenza, non mafia capitale. Il caso Raggi scuote il Movimento 5 Stelle e Di Maio che chiede poteri a Roma, questo poi l'abbiamo parlato e ne riparleremo. Però volevo chiederle se lei condivide il giudizio molto pesante che è stato dato sull'amministrazione Raggi proprio in questo studio da Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, molto vicino a Di Maio, che ha suscitato una specie di divisione via Twitter delle divisioni che sono scese in campo o a difesa della Raggi o, insomma, o dall'altra parte. In difesa della Raggi sicuramente Giarrusso, ma insomma tanti altri. A me insomma, dichiarazione di Spadafora ha colpito e mi è dispiaciuto come romana il fatto che imputasse le difficoltà che l'amministrazione Raggi ha avuto nella conduzione di questa città a un problema per il Movimento 5 Stelle. Come se il problema o comunque insomma, la difficoltà di Roma nel ripartire, nel rinascere fosse un problema ascrivibile a una forza politica. Mi è conveniente aver preso Roma, non mi è conveniente. Io vorrei Beh, da però è un romana, problema per il Movimento 5 ma Stelle, anche chi se ne frega del Movimento 5 Stelle, scusate, cioè io penso da romana e da romana, per carità anche da esponente del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto da cittadina, dico io mi aspetto un'amministrazione che sia in grado di, nella quotidianità, aiutarmi a vivere in una maniera Però le decente. faccio la domanda precisa per il Movimento 5 Stelle, però evidentemente se c'è questa divisione è un problema. Per Roma, qualcuno può essere un secondo problema. lei, per lei? Allora, per me, io vivo le difficoltà della mia città e i miei problemi sono da cittadina, non sono da esponente del 5 Stelle, come lo erano prima nell'amministrazione del Partito Democratico, con altre differenze che poi insomma, sono venute fuori anche nelle inchieste giudiziarie, come è stato prima nell'amministrazione Alemanno, cioè una conduzione precedente di una città da parte di altri generi di poteri che non erano ovviamente l'esercizio attraverso i propri rappresentanti di un interesse pubblico, dei cittadini, e adesso vedo praticamente le difficoltà di un'amministrazione che si è trovata inserita in una realtà che era completamente paralizzata e che, Amministrazione che comunque amministrazione Raggi, porterà avanti fino alla deve, fine il suo secondo mandato, me non c'è sì, perché possibilità di. secondo me deve portare avanti perché tu devi avere un orizzonte di 5 anni per dimostrare se sei stato in grado, non ti dico di rispettare tutte le promesse che hai fatto perché in quel momento forse siamo stati troppo Però di non ottimisti, peggiorare, però diciamo. insomma di mettere in moto tutti quei meccanismi che si sono inceppati in 10 anni, non vogliamo chiamarla di mondo di mezzo, ecco, non chiamiamolo mafia capitale.